Il nuovo apprendistato, un'opportunità per l'occupazione giovanile e per le imprese pugliesi, questo è il titolo del convegno con il quale iniziano i lavori di questa terza giornata di Fiera del Levante qui nel padiglione 152 della Regione Puglia. Siamo alle mie spalle la sala convegni, tanti gli esperti a confronto e del quadro generale normativo per quanto riguarda il sistema Puglia imprese, per quanto riguarda appunto la Regione Puglia, ce ne ha parlato l'assessore alla formazione professionale e al diritto allo studio della Regione Puglia, la professoressa Alba Sasso. Con il testo unico varato dal governo nel 2011 sono state normate anche due altre forme di apprendistato, diciamo la parte formativa, l'apprendistato per acquisire il diploma e la qualifica triennale e l'apprendistato per conseguire, avendo un certo numero di crediti universitari, avendo fatto un percorso, interrotto un percorso anche di scuola secondaria superiore, per acquisire anche il titolo di scuola secondaria superiore oppure un titolo di istituto tecnico ad alta formazione, ad alta specializzazione tecnologica, oppure la laurea, il dottorato di ricerca, e quindi si tratta di normare non solo la parte formativa di questo contratto, ma anche il tipo di contratto proprio come contratto collettivo nazionale. Il modello tedesco è quello da seguire secondo l'assessore al welfare della Regione Puglia Elena Gentile, un contratto di apprendistato che prevede già la formazione proprio nelle imprese già a 15 o 16 anni. Questo consentirebbe appunto ai ragazzi di non trovarsi impreparati al momento dell'ingresso nel mondo del lavoro. Ecco l'intervista. Il modello tedesco ormai consolidato da tempo mostra numeri importanti in un paese dove l'economia, diciamo, pur avendo avuto qualche battuta di arresto per la crisi globale, mostra segni di vitalità. Attraverso l'apprendistato professionalizzante in Germania verranno assunti circa 30.000 ingegneri meccanici e oltre 20.000 tecnici superiori diplomati. Si entra in fabbrica, si entra, voglio dire, al lavoro conseguendo questo titolo di formazione retribuita 1.000 euro che poi, come dire, diventa la precondizione per l'ingresso nel mondo del lavoro a retribuzione assolutamente dignitosa, 3.000 euro primo stipendio d'ingresso.